Sono venuto qui per intervistarti in merito a un post che tu hai fatto. Leggo velocemente il post. Legittime le parole di Lattanzi, se l'accordo col PD avvenisse veramente. Ma il primo tradimento agli elettori, secondo me, comincia sulla presidenza del Consiglio. Poi c'è Jonathan Calcinari che dice che è l'unico a rimanere all'opposizione. Vorrei ricordare anche che il suo gruppo è passato attraverso Terrenzi. Con un accordo elettorale poi durato quanto una cotta di foglie. Ma detto questo, una domanda vorrei farvela. Tutto questo succede per poltroncine? O per disaccordi su dei progetti reali per lo sviluppo del paese? Se sono sui progetti, spiegateci su cosa realmente non siete d'accordo. Quali sono i vostri disaccordi, no? Se è solo un fatto di giochi politici, sappiate che la vera opposizione ve la può fare il popolo, perché voi tutti perdereste di credibilità. Sentendo le voci in giro, anche attraverso l'articolo Martinelli, troppo facile buttare la croce su Lattanzi. Se sapete, motivate concretamente sulle cose. Allora, potresti farci un breve riassunto di quello che è il succo, diciamo, politico di questa situazione? Perché questo post? Vuoi farci, ecco. Beh, il post è perché sono accadute e stanno accadendo alcune situazioni di, chiamiamoli, movimenti politici dove nulla a che fare, secondo il mio punto di vista, sulla vita concreta del paese, o perlomeno il mio punto di vista. Dico, Lattanzi avrebbe ragione, come dico, il primo errore è stata la presidenza del Consiglio per un semplice motivo, per gli equilibri in cui si muove in questo momento la politica, ad esempio un presidente del Consiglio che viene nominato una persona rispettosa, di grande serietà, ma comunque che faceva parte dell'opposizione, è stata presentata dalla maggioranza, ovviamente. Qualche scombussolamento lo provoca perché va a rompere degli equilibri. Dico, Lattanzi avrebbe ragione, se rientrasse il PD sarebbe un tradimento da parte di quegli altri partiti che accetterebbero per un semplice motivo, perché credo e spero e speriamo tutti che quando sono messi insieme abbiano lavorato e fatto un accordo politico su un progetto dello sviluppo di una città, di un paese, su delle cose. Ecco perché chiedo, come interpreto un po' l'idea dei cittadini, su cosa, su qual è il succo vero, si è bloccata questa situazione e io penso, se era nelle elezioni, nella campagna elettorale erano onesti, si dovrebbe essere bloccato su dei progetti. E allora credo che sia bello fare chiarezza con tranquillità e dire, guarda, signori miei, noi avevamo fatto un accordo su dei progetti, ma progetti concreti, come dire, si doveva fare questo, doveva fare questo, doveva fare quest'altro. A un certo punto qui non c'è più l'accordo per fare alcune cose, ci dicano quali, con tranquillità e chiarezza. E su Jonathan, dico, Calcinari che avevo chiamato in causa, gli avevo chiesto una semplice spiegazione. E avevo detto, siccome tutti, se entrasse anche il PD, tutti sono passati attraverso Terrenzi, compreso lui, compreso il suo gruppo ovviamente, il suo gruppo perché prima delle elezioni fecero un accordo compreso il gruppo che faceva parte Jonathan Calcinari. Poi questa cosa si è interrotta. La mia domanda a Giorgia era semplice. Quell'accordo era un accordo politico perché 2 più 2 fa 4 e bisognava mandare all'opposizione altri o era un accordo di programma su dei progetti seri? Se lo era, perché si è bloccato? Perché dopo 10 giorni lo hanno, diciamo, l'hanno sfasciato immediatamente? Tutto qua. Allora, che cosa vorresti trasmettere con questo post? Possiamo fare. Beh, vorrei trasmettere un po' di chiarezza vera, senza, come si dice,
tu che trasmettere io è la domanda che faccio a loro, di fare chiarezza, perché questa città ha bisogno di essere governata e c'è bisogno di chiarezza. Guarda, io mi permetto di aggiungere qualche cosina. In campagna elettorale si è parlato tanto di trasparenza, potrebbe essere un motivo in più, no? Beh, credo di sì. Guarda, visto il tuo lavoro, ne sentirai tante di chiacchiere, no? Il barbiere si dice che è il secondo consiglio comunale di un paese, no? Dove su quello ufficiale ci sono i politici che manovrano e poi le persone si ritrovano dai barbieri, diciamo. Che cosa pensano i cittadini in questa situazione? Che cosa senti tu? Beh, il barbiere non è il secondo consiglio comunale, ma è il sentore, perché viene frequentato spesso da molti cittadini, è il sentore della città, delle persone, degli umori. Cosa penso io, cosa sento? Beh, la mia interpretazione attraverso i discorsi dei cittadini è che di movimenti di poltrone, movimenti di posizioni, gliene può fregare meno. I cittadini hanno un altro problema, vorrebbero altre risposte. E vi faccio alcuni esempi. Un cittadino vota, dà fiducia a un gruppo o altri gruppi, dipende da destra, a sinistra, liste civiche, scelgono. E nel momento in cui c'è il vincitore, esiste un vincitore, il cittadino gli chiede pochissime cose, serie, vorrebbe delle risposte su alcune cose importanti della vita comune, della vita di ogni persona. Cosa si preoccupa il cittadino? Il cittadino vorrebbe la risposta che suo figlio avesse una scuola adeguata, che suo figlio abbia la sicurezza di andare a scuola, che ci sia un controllo, perché sappiamo tutti nelle scuole pericoli, droghe, eccetera, e quindi il cittadino, il papà di famiglia, diciamo, si preoccupa di questo. Si preoccupa della sicurezza, sappiamo tutti, vediamo e leggiamo nei giornali, anche nella nostra città, furti, rapine, borseggi, eccetera. Quindi si preoccupa della risposta della sicurezza, chiede a un'amministrazione come interviene e come pensa di intervenire a queste risposte importanti. Si preoccupa del lavoro, perché è vero, viviamo in una situazione economica difficile, ma non solo a San Pio a Mare, ma in tutta l'Italia, forse in tutta Europa e anche forse in altre parti del mondo. Però il cittadino si preoccupa e dice quali sono le risposte della politica. È ovvio che un comune non può fare miracoli, ma alcune risposte le può dare, oppure alcuni progetti, dire qual è l'indirizzo, dove vorremmo andare e quali sono le basi, dove partire, come partire, su cose concrete, anche piccole, ma concrete. Vorrebbe la risposta. Parliamo di scuole, secondo me, alcune conquiste fatte. Noi abbiamo la scuola alberghiera, è stata una conquista fatta nel tempo. Io sento alcuni politici che dicono ma da 30 anni non funziona nulla. No, non è così. Da cittadino dico che alcune conquiste questo paese le ha fatte, la scuola, la zona industriale, avevamo l'ospedale, oggi abbiamo un problema all'ospedale. Il centro girasole, perché non ricordiamoci anche per quelle persone che hanno altri problemi, no? Quindi un fiore all'occhiello, il palazzo Nannerini, dove c'era una scuola una volta, quindi questi sono un giardino pubblico, posso dire, alcune strade che sono interrotte, quindi alcune di queste cose. Il cittadino cosa chiede? Risposte su come mantenere prima di tutto quello che si è conquistato. Ovvio, non bisogna fermarsi lì perché poi il mondo va avanti, ma in questo momento è bello sognare, ma è difficile sognare. Quindi se noi partiamo già a recuperare e a riuscire a mantenere ciò che abbiamo conquistato nel tempo, già sarebbe un successo. Ma su questo ci vogliono risposte concrete. Credo che il cittadino sia questo. Noi abbiamo, prendiamo sempre i cittadini, e anzi vedo anche con i miei occhi, che a Sant'Elpidio
è nata la nuova Caritas, un qualcosa che Don Enzo va veramente ringraziato e ha abbracciato con tutti i suoi collaboratori per ciò che sta facendo. Ecco, quella è una risposta per un momento difficile per alcuni soggetti nostri compaesani che vivono un momento tragico, difficile. Questa è la risposta che sta dando la Caritas. La risposta della politica, e noi sappiamo che lì alla Caritas, l'ho visto con i miei occhi, ci sono attualmente intorno alle 40 persone al giorno che mangiano. Su un paese di 17.000 abitanti, oltre a quelli ci saranno altri che non avranno la possibilità neanche di raggiungere la Caritas. E la risposta della politica qual è? La risposta della politica quale deve essere, tra l'altro, oltre a qual è? La risposta della politica è riuscire a programmare qualcosa che quei 40 che oggi sono ne diventano 20, ne diventano 10 o 0. La politica quelle risposte deve dare. E poi ci sarebbero altre cose che non credo che non sono poi, insomma, sentiamo anche altre, insomma, no? Ok, grazie di tutto.